Questo programma vi è offerto da Saka Service. Sapere qual è la pizzeria numero uno di Bologna? Pizzeria da Totò. Pizzeria da Totò. Grande locale completamente rinnovato. Completamente rinnovato. Scarica l'app dagli store digitali. Da oggi è ancora più facile e pratico effettuare la tua prenotazione. Pizzeria da Totò. Qualità, professionalità e particolare attenzione ai propri ospiti. Anche nel prezzo. Passa parola. Molto bene, allora iniziamo questa nuova puntata dicendo che appunto domenica scorsa abbiamo avuto qui ospite a Caffè con Vista Emiliano Valverde di The Voice, un ragazzo che oltre a essere molto bravo avete visto anche molto carino. E poi nei giovani professionisti abbiamo avuto Thomas Cacco che ci ha divertito molto cantando una cover del grande Giorgio Gaber. E anche oggi nella seconda parte appunto vedremo un ragazzo, questa volta un altro ragazzo proveniente da Reggio Emilia che ci presenterà un brano inedito. Molto bene. Ma anche oggi l'ospite di oggi arriva dalla Toscana e anche lei è stata una delle concorrenti di The Voice dell'ultima edizione, ma non voglio ancora svelarvi di chi parliamo, perché prima voglio ricordarvi che anche oggi giocheremo con voi al Dimmi Chi È. E domenica scorsa non avete indovinato il nostro personaggio, tre donne dello spettacolo sono dietro a questo volto misterioso, come potete vedere adesso dalla regia, e potete già iniziare fin da ora a prenotarvi allo 051 6389 117 per giocare con noi a circa verso le 13:30. Quindi se volete potete già iniziare fin d'ora a chiamarci. Molto bene, molto bene. Allora, ma ora è arrivato il momento tanto atteso. Lei arriva dalla seconda edizione di The Voice of Italy e la sua audizione al buio ha fatto girare tutti e quattro i coach, pensate un po', quindi Piero Pelù, Raffaella Carraggio, Jax e Noemi. E lei sceglie di entrare a far parte del team di Piero Pelù per poi passare al team di Jax. Arriva la terza fase del programma, i Knockout, e i suoi video su YouTube superano, pensate un po', i 3 milioni di visualizzazioni. A Caffè con Vista diamo il benvenuto a Benedetta Giovannini. Eccoti qua, benvenuta. Senti che accoglienza, amami di insomma la grande, insomma, conosciamo Emma, esatto, bravissima. Allora, Benedetta, innanzitutto come stai? Vabbè, innanzitutto volevo rinnovare gli auguri a tutte le donne. Certo, grazie. E poi volevo farvi i complimenti per questo studio bellissimo. E grazie. Volevo anche ringraziarvi per avermi invitata qua, sono veramente felice. Ma grazie a te, grazie a te per essere qui con noi oggi e per deliziarci della tua voce che tra poco ascolteremo, ovviamente. Grazie. Allora, Benedetta, noi non ci siamo mai conosciuti, ma ti ho sempre seguito nel programma The Voice, come poi tanti altri hanno fatto.
E quindi in realtà tu non conosci me, ma io conosco te dalla TV. Ecco. Allora, prima di arrivare a parlare di The Voice, vorrei però fare un passo indietro e conoscerti un po' meglio, anche perché chi non ti vede ora per la prima volta, tu comunque hai un trascorso e vogliamo proprio iniziare da lì. Ecco, l'abbiamo detto, tu sei toscana di nascita, fin da piccola, insomma, il canto esercita una grande attrazione su di te e ovviamente, insomma, ti avvicini alla musica. Ma come è iniziato il tutto? Raccontaci un po'. Allora, io diciamo ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia di musicisti, perché mia mamma era una cantante lirica e mio padre suonava la chitarra, avevano anche un loro gruppo e quindi diciamo sono già nata in un ambiente musicale, che comunque mi ha permesso di... Sì, e infatti devo ringraziare i miei genitori perché mi hanno proprio... sono stati loro insomma a spingermi a intraprendere questo cammino. A spronarti in questo campo, veramente bello devo dire, che ti dà comunque grande soddisfazione, devo dire. E quindi ho iniziato con lo studio del pianoforte, del canto traverso e poi ho iniziato anche lo studio del canto, canto moderno, canto jazz e poi ho fatto liceo musicale, classico musicale e poi il conservatorio, quindi ecco, tutta una vita dedicata alla musica. Alla musica, poi vabbè dopo inizi anche a fare alcuni festival, tipo il festival degli sconosciuti di Rita Pavone e Teddy Reno, che Rita Pavone è una nostra grande amica che salutiamo ovviamente, ciao Rita, ogni tanto ci segue. E ecco, ma li hai conosciuti tu proprio personalmente, Teddy Reno e Rita Pavone? Sì, sì, io ero piccolina e non è che mi ricordo molto, però è stata sicuramente una bellissima esperienza e ero piaciuta talmente tanto a Rita Pavone che mi fece fare un suo pezzo. Ah sì? Quale? Mamma. Ah, fantastico, bellissimo, bellissimo. Ecco, allora, nel novembre 2001, in diretta su Rai 1, accompagni insieme alla banda del paese, in qualità di flautista, perché tu abbiamo detto che sei anche musicista, e tua sorella Valentina Giovannini sul palco di Sanremo, Giovani. E qui vorrei aprire una parentesi, perché vorrei ricordare tua sorella che purtroppo per un grave incidente, che tutti sappiamo, insomma, automobilistico, perse la vita. Ecco, lei partecipò al Festival di Sanremo nel 2002 col Passo Silenzioso della Neve, bellissima canzone, che arrivò, mi pare, seconda nella categoria Giovani, e dietro Anna Tatangelo, se non sbaglio, esatto. E devo dire che quel brano ancora oggi è veramente rimasto nella memoria di tutti noi. Sì. Ecco, ma... come mai ebbe così un grande successo? Cioè, che cos'ebbe questo brano che ancora oggi noi ricordiamo tutti, secondo te? Vabbè. La voce di Valentina era unica, perché comunque, non lo so, le emozioni che trasmetteva lei... erano ineguagliabili, sì, insomma. Sì. Non perché sono sua sorella, ma... Certo, certo. Allora, infatti facciamo anche una cosa. I giudici di quell'anno, insomma, dettero tutti il massimo. Direi, perché comunque è una voce meravigliosa. E poi comunque era una novità, certo. Era fresca, era bella. Certo, ma facciamo una cosa, guarda, io visto che insomma ho citato questa canzone, la vorrei ascoltare, perché vorremmo fare anche un omaggio, visto che oggi è anche la festa della donna, e lo ascoltiamo questo brano perché è veramente bello, e poi ci fa piacere anche ricordare il brano e soprattutto tua sorella Valentina. Il passo silenzioso della neve, Valentina Giovannini. Mi vesto come un angelo che sa che nelle aree nuove libertà e mi abbandona il gesto di volare via. Ma non c'è traccia che ti lascerò, non c'è commedia in cui mi applaudirai, il cuore è il passo silenzioso della neve ormai. Canterà il tuo addio da questa spiaggia in bianco e nero ed io coloro le mie labbra con un'altra identità per implorarti di lasciarmi qui in questo freddo innaturale che cancella casa e strada e non ha più pietà. Le tue mani mai, il tuo corpo mai.
il passo silenzioso della neve ormai. Il passo silenzioso della neve, bellissimo brano, veramente un pezzo straordinario. Eravate molto legati, vero? Sì, molto. Veramente, io penso che lei sarebbe molto fiera di te per quello che stai facendo, per quello che insomma è la tua carriera, che è iniziata veramente alla grande e stai dando veramente tutto quello che veramente tu puoi dare, perché sei bravissima. Sì, sì, ci si prova, perché è un cammino un po' difficile, però dà anche tante soddisfazioni. Io credo che già dagli sms che stanno arrivando, credo che veramente dopo ne leggeremo delle belle. Tra l'altro, io voglio ricordare i nostri amici che ci seguono dalla radio, da casa, dal PC, da dove volete, e potete scriverci, fare domande anche a Benedetta al 342 1301 989. Quindi scrivete. Allora, io voglio parlare adesso di un brano meraviglioso. Allora, io so che, tra l'altro, il tuo primo singolo dal titolo Gennaio è proprio dedicato a tua sorella. Sì. Ecco, un brano molto toccante e pieno di sentimento, come del resto tutti i tuoi brani, d'altronde, no? Ecco, ma questo in maniera particolare, perché fu, diciamo, in questo mese che Valentina scomparve, giusto? Ecco, dove l'hai girato questo videoclip? Dal video non si capisce in realtà, però è Roma. Ah, è Roma? Sì. Siamo da Toscana. Abbiamo fatto proprio apposta che non si capisse che eravamo a Roma e abbiamo scelto tutti i luoghi comunque un po' anonimi, quindi la metropolitana, che tra l'altro quel giorno abbiamo avuto la fortuna di trovare lo sciopero dei trasporti, quindi... Ah, quindi era proprio a sì, vostra completa la disposizione. La deserta meglio di così. A Roma è una cosa veramente impossibile. Ma pensa, neanche a farla apposta. Infatti. Veramente. Quindi anche lì c'è stato sicuramente l'aiuto della Vale. Che... sicuramente, ma davvero, guarda, ne sono convinto. E io voglio adesso ascoltarlo questo brano, perché merita veramente, e poi ti devo dire la verità, è uno dei miei brani tuoi preferiti. L'ascoltiamo, si chiama Gennaio proprio, sì. E l'interprete sei tu, Benedetta. Anche l'autrice. E l'autrice, giustamente, sì. Hai fatto bene a ricordarlo. Benedetta Giovannini, Gennaio. Nei meandri del tempo, corse affannose cercando conforto, prendimi, cullami, sfiorami piano, non te ne andare, rimani con me, e ti perdo e ti cerco, il ricordo spiedisce, colora le membra di un dolore soffuso, ti sento e ti voglio, ma altra volta si sfuma, i colori del vento e del freddo gennaio.
Greta Giovannini, Gennaio, bellissima interpretazione, una voce molto calda, devo dire, un grande spirito, veramente, che ti viene, si sente, sono molto sentite queste canzoni e veramente complimenti perché sei bravissima. Nel frattempo 342 13 01 989 per i vostri messaggi, devo dire che sono già veramente arrivati tantissimi messaggi e vorrei già leggerne qualcuno. Ciao Benedetta, io ti ho seguito a The Voice, secondo me sei stata, è stata un'ingiustizia che abbiano votato solo Cristina, eri tu che dovevi andare avanti, non mollare mai, sei bravissima, un abbraccio Valeria. Grazie Valeria. Veramente brava. Carla da Modena, ciao Benedetta, mi chiamo Carla, quando ti ascolto mi fai venire i brividi, la tua voce e la tua grinta sono ineguagliabili. A The Voice avresti dovuto vincere tu, sei di sicuro la vincitrice morale del programma, continua così, aspettiamo un album. Bellissimi, no? E poi ancora, Marina da Bologna, i tuoi brani sono pieni di sentimento e sincerità, mi piacerebbe vederti a Sanremo. Spero che prima o poi ti possa vedere su questo palco come tua sorella Valentina. Bellissimo. Marica da Bologna, ciao Benedetta, mi chiamo Marica, io ho scaricato il tuo EP Invisibile, complimenti davvero perché in alcuni punti della canzone la tua voce mi ha fatto venire la pelle d'oca, come ad esempio Gennaio, ti adoro. Ma bellissimi. Ma grazie. Ne leggiamo un altro, Giancarlo da Milano, quindi ci ascoltano anche in streaming, perché se voi andate sul sito www.mircorealdini.it, dall'home page nella tazzina in basso a destra, cliccate e ci vedrete proprio video, cioè come siamo qua in televisione. Allora, da Milano, Giancarla, sei unica, strepitosa, vera e soprattutto una grande interprete. Spero che un giorno ti possa vedere al Festival di Sanremo. Sicuramente arriveresti in finale. Bello, veramente. Allora, ecco che a marzo del 2014 partecipi al talent musicale in prima serata The Voice su Rai 2. Quindi la tua audizione al buio fa girare tutti e quattro i coach, quindi Piero Pelù, J-Ax, Raffaella Carrà e Noemi. E scegliesti di entrare a far parte del team di Piero e per poi passare al team di J-Ax. Ecco, poi diciamolo, arriverai alla terza fase del programma, i Knockout, e i tuoi video su YouTube, come abbiamo detto prima, raggiungono i 3 milioni di visualizzazioni. Ecco, come ricordi quelle Blind Edition? Com'è stata questa esperienza? Ma è stata un'esperienza, non me la dimenticherò mai sicuramente, perché era, diciamo, il coronamento di un sogno, anche se poi comunque dopo l'avventura si è conclusa, però mi rimarrà comunque sempre dentro al cuore, perché era quello che sognavo da una vita, comunque sognare, certo, cantare su un palco del genere davanti a dei mostri sacri come questi. Sì. Ecco, ma dici un po', ma che sensazione hai avuto quando, ma te lo saresti mai immaginato che si sarebbero girati tutti e quattro? No, perché comunque quando vai lì hai sempre la paura, che dici io magari non mi si gira nessuno, va a capire quello che succede. E invece poi dentro ci speri. Eh beh, ovvio. E dopo quando si è girato Pelù per primo, lì già mi sono rilassata e poi hanno iniziato a girarsi tutti. Ti sei impegnata ancora di più e hai dato ancora il meglio di te proprio. E poi non ci ha fatto più niente, veramente. Immagino. Beh, io sai cosa farei? La rivedrei quel momento, lo rivedrei, perché veramente è stata una bellissima esperienza, e come abbiamo detto, e poi ci ricordiamo proprio quel momento. Lo vediamo insieme. I'm
Mamma mia, veramente, con questa The Blues in the Night, questo pezzo jazz, giusto? Molto... Sì, blues. Blues, esatto. Ma sì, perché poi quello è il mio mondo, alla fine, quindi... Quindi ti piace molto quella sono io, questo sì. genere, certo. E come dite voi toscani, quando tu sentisti pigiare questo pigiare. Bottone, che emozione, che cosa provasti? Cioè, che brividi, insomma... Non lo so, non si può descrivere, veramente non... Alcune cose nemmeno me le ricordo, perché proprio l'ho detto poi anche lì in trasmissione, che non, ho detto proprio non ci capisco più niente. Ecco, ci crediamo, ci crediamo. E insomma, poi dopo arrivò la sfida contro Federica Marinari, insomma, che superasti. Sì. E poi anche per te, Suor Cristina, questa... Suor no, non anche, per me, per perché me... ho avuto la sfortuna io... di incrociare lei. Sì. Però, insomma, Suor Cristina prevalse anche su di te. E quindi, insomma, ma questa Suor Cristina, perché poi si vedevano poi tutti i commenti, tua mamma che dopo diceva, ma insomma, questa Suor Cristina, figurati se con il velo non vince, insomma. Ma veramente, era così brava questa Suor Cristina? Vabbè, si sa che sono programmi televisivi. E... Esatto. E insomma, comunque, beh, è stata una bella esperienza, sì, diciamo questo. Sicuramente sì. Ti ha dato popolarità, come puoi vedere dagli sms che arrivano, insomma, una bella vetrina. Tra l'altro leggevo questo messaggio, Nadia da Parma. Cosa ne pensi di cantanti già affermati come Chiara Iezzi, Jalis, al programma The Voice, che si vanno a proporre, appunto? Pensi che sia una strategia del programma per avere un riscontro maggiore in termini di ascolti, o che sia veramente una scelta dell'artista per rimettersi in gioco? Risiamo al discorso di Suor Cristina, perché... Quindi una strategia, penso eh? Sì, tu che pensi. Siano loro a chiamarli, perché... Eh beh, ognuno giustamente ha il proprio pensiero. Poi loro pensiero. Decidono se andare o no. Il tuo è questo e giustamente è quello che dici. E poi andiamo avanti, perché Gianluca da Minerva ci dice: cosa ne pensi di Suor Cristina che canta Like a Virgin? E vedi, questo è un po' quello che è successo, che tutti abbiamo visto in questo programma. Cose strane che però diventano realtà. E insomma, ecco, Fiorina da Cento dice: sono passati 13 anni da quel Sanremo dove tua sorella si esibì con Il passo silenzioso della neve, e ancora oggi questo brano lo ricordano tutti. Come spieghi questo successo? L'abbiamo detto prima, infatti, una canzone che comunque... insomma, è rimasta nella memoria di tutti noi, evidentemente. Sì, le canzoni di Valentina comunque sono attuali anche oggi. Anche oggi, davvero. E questo ci fa solo che piacere. Tiziana da Ravenna dice: ciao Benedetta, io non ti conoscevo e ti ho scoperto attraverso la trasmissione The Voice, e credo che tu avresti dovuto arrivare in finale. Hai veramente una voce e un'interpretazione unica. Complimenti, sei bravissima. Grazie. Maria da San Lazzaro dice: ringrazio Mirko per averti invitata, perché di The Voice dell'ultima edizione, tra i miei preferiti, mancavi solo tu. Finalmente ho il piacere di poterti vedere e ascoltare con comodo dal divano di casa mia. Sei meravigliosa. Grazie, salutiamoli tutti. Perché... Ok, certo, certo. Un bacio a tutti. E poi arrivano anche da qua gli sms, mi dicono di leggerlo. Allora, dunque, aspetta, perché qui devo aprire, dovete sapere che è un po' complicato. Meravigliosa voce, speriamo in un tour con una vera band che ti valorizzi, grazie alle emozioni, a tutte le emozioni che ci fai provare. Guarda un po'. A questo proposito volevo dire che il tour partirà quest'estate con una nuova band, quindi... Bene, approfittiamo allora per lo dirlo. Lo accontentiamo, perché... Assolutamente, assolutamente. E le date usciranno presto, infatti, tutti, insomma, anche a quelli che mi hanno scritto, li invito a seguirmi sulla mia pagina Facebook, e lì verranno scritti tutti gli aggiornamenti. Ci sono date in cantiere molto importanti, che ora non dico per scaramanzia, però comunque ci saranno delle novità importanti. Molto bene. E visto che abbiamo parlato di questa sfida con Suor Cristina, a questo punto ce la vediamo, però vediamo solo la tua parte, ovviamente. Quindi con Chain of Fools e di Aretha Franklin, ovviamente, tutti ricordiamo, Benedetta Giovannini. Con Chain of Fools di Aretha Franklin, Benedetta Giovannini. Thank you.
Chain of Fools, bellissimo pezzo. Allora, dopo l'esperienza di The Voice, ovviamente esce il tuo primo EP. Il tuo primo EP dal titolo Invisibile, che contiene 7 brani, tra cui anche Gennaio, che abbiamo ascoltato prima, e The Blues in the Night. Ecco, ma il brano che prende il nome dell'EP, Invisibile, di cosa parla? Vogliamo saperlo. Allora, innanzitutto Invisibile, il testo non è mio, ma è di Vincenzo Incenso, che è un grandissimo autore che voglio salutare. Assolutamente. Ognuno, diciamo, lo può interpretare a sua maniera, sì. Comunque parla di un qualcosa, di una forza, che può essere l'amore, l'amicizia, una sorella. Comunque ti dà la forza in dei momenti che magari ti senti un po'... Che nella vita passa un grande pezzo e, come hai detto tu, anche scritto da un grande autore. Sì, Invisibile, esatto. Benedetta Giovannini. Veramente fantastico. Grazie. Mamma mia, complimenti. Grazie.
Allora, adesso è arrivato un momento meraviglioso per il nostro programma, perché è il momento di giocare con i nostri telespettatori. Allora, 051 6389 117 per giocare con noi e prima però di giocare, ovviamente, mandiamo come sempre la nostra sigla. Eccola qua. Allora, volevo dirvi ovviamente che chi vincerà il nostro premio sarà omaggiato dalla pasticceria Robby di San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna, che da sempre dedica un'attenzione tutta particolare ai dolci della tradizione, facendo riferimento alle ricette tipiche del territorio, al periodo dell'anno e alle festività in corso. Oltre ai dolci tradizionali più classici come panettoni, colombe, uova di Pasqua, tutti di fattura artigianale. E poi non dimentichiamoci delle favolose colazioni che tutte le mattine, escluso il lunedì, vi aspettano in questa favolosa pasticceria. Allora, abbiamo già una prima concorrente, Francesca da Brescia. Pronto, Francesca, buongiorno. Pronto? Ciao Francesca, benvenuta a Caffè con Vista. Allora, qui con noi Benedetta Giovannini, hai visto? Sì, prima di tutto volevo dirle che è una bravissima cantante. Grazie. Prego. E poi volevo dire che volevo farti le congratulazioni anche per essere riuscita a raccontare la storia di tua sorella. Certo, certo, perché ci vuole anche una forza, giustamente, perché non è facile raccontare queste cose. Brava Francesca, bravissima. Grazie. Grazie a te. E da dove chiami? Da Brescia, giusto? Sì. Che tempo fa a Brescia oggi? C'è il sole e fa abbastanza caldo. Bene, bene, bene. Allora, come puoi vedere dal PC, immagino, perché ci stai seguendo via streaming. Sì. Allora, iniziamo. Capelli e occhi. Marina Rita di Meana. Sì. Poi, questa bocca? La bocca Mara Veniere. Bravissima. Questo naso e questi zigomi. Forza, Francesca, chi può essere? Alba di Eusanio? No, mi dicono di no. Mannaggia. Comunque, complimenti, Francesca. Grazie. Grazie per aver giocato con noi. Ma tu ci segui sempre? Sì. Sempre. Ma ti adoriamo, allora, ti adoriamo, insomma, veramente carina la nostra Francesca. Ti ringraziamo per aver giocato con noi, ovviamente. Grazie a te. E riprova magari domenica prossima, se non indovinano oggi, magari sarai più fortunata, ok? Va bene. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao, 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 ciao. Allora, seconda telefonata abbiamo Andrea. Andrea da Guastalla, provincia di Reggio Emilia. Pronto? Pronto, grande, grandissimo Mirko, buongiorno. Grazie, buongiorno. Grazie, buongiorno a te Andrea, da Guastalla, quindi ci stai seguendo tramite la televisione. La televisione 110 sul digitale. Ma perfetto, tra l'altro la nostra Benedetta viene da Reggio Emilia oggi. Ah. E il nostro, dopo emergente, anche lui sarà di Reggio Emilia, quindi è una veramente puntata al reggiano. Siamo tutti reggiani oggi, assolutamente. Veramente. Bellissimo. Tra l'altro, hai visto che abbiamo qua proprio Benedetta Giovannini oggi, eh? Complimenti, guarda, permettimi di fare tanti, tanti complimenti. Nella sua gennaio io posso dire, accetta questi complimenti, che mi ricordo un po' la raffinatezza di Alice che cantava per Elisa, quella Alice lì, e anche un po' mi ricorda Elisa, ma sicuramente possiamo dire che la famiglia Giovannini ha sfornato veramente due grandi talenti. Bravo, bravo Andrea, no, bravissimo. Veramente sono molto contento, guarda, da pelle d'oca posso dire. Ma carino, grazie Andrea, veramente, anche da parte di Benedetta. Oh, bene, bene. Bene, ascolta Andrea, allora proviamo a giocare, vediamo un po'. Oddio, allora, sì. Allora, vediamo, capelli e occhi. Allora, capelli e occhi, la Ripa di Meana. E va bene, questa bocca abbiamo detto che è di... La bocca è la Mara Venier. Esatto, allora, zigomi e naso. Mi dicono che è... Aspetta che mi danno un indizio oggi, mi dicono che è una conduttrice. Ciao, no, ma...
non so, presa così ti direi una Pamela Prati, però penso di no, però ah, ci provo. No, mi dicono Andrea, mi dispiace. Abbiamo provato, dai. Però dai, grazie per i complimenti anche che ci hai grazie fatto, sei stato carinissimo. Grande, dai, spero grazie di seguirvi sempre bene nelle prossime puntate, siete favolosi. Ma sei gentilissimo, grazie Andrea, un bacio, continua grazie a seguirci. A ciao, ciao, bacio ciao, anche ciao. A Benedetta, ciao. Grazie Andrea, ciao. Allora, Maurizio da Bologna, buongiorno. Ciao ragazzi, buona giornata. Buongiorno, Maurizio, qui abbiamo Benedetta Giovannini, hai visto? Sì, ho visto, le volevo fare i complimenti che è una ragazza veramente bravissima e bellissima, oltre a fargli gli auguri per la festa della donna. Grazie Maurizio. Che carino, prego. grazie Maurizio. Allora, vogliamo provare a giocare? Sì, Mirko, guarda. Allora, capelli e occhi, oramai allora, sappiamo già. Indiscutibilmente è Marina Ripa di Meana. Bravo. Poi questa la bocca. La bocca ero indeciso. No, l'abbiamo detto. Bene. Allora, Mara Vigneri. Bravo. Allora, questo naso e questi zigomi, di chi sono? Una conduttrice, mi dicono. Quello chi... è il problema, capito? Buttati. La pelle è giovane. Che sta scadendo il tempo. No, Paola Perego. Ah, no, non è. Mannaggia, Maurizio. Dai, riprova comunque. Va bene. Senti, ci stai seguendo tramite la televisione? Certo. A casa di mio fratello. Vi salutiamo tutti. Dai, allora continuate a seguire. Sentiamo una voce di sottofondo, sicuramente tuo fratello, che salutiamo. Ok, vi mandiamo un bacio. Grazie. Ciao, ragazzi, Maurizio. Ciao. Allora, dicono che c'è un'altra telefonata, intanto andiamo avanti con i messaggi, perché Fulvio da Molinella dice: ciao Benny, sono contento di vederti oggi a Caffè con Vista. Mirko ci regala sempre grandi perle del mondo della musica e tu per me sei stata una grande scoperta. Spero che oltre... spero di... poter sarà sentire presto un altro nuovo singolo, ciao. Sicuramente, sì, innanzitutto lo ringrazio e poi sicuramente stiamo lavorando ad altri brani, quindi presto ci saranno sentirne di prossimamente, sì. Bene. Poi, allora, ecco c'è un altro concorrente e l'ultimo della giornata perché il tempo sta per scadere. Nicoletta da Bologna. Pronto Nicoletta? Mirko. Buongiorno Mirko, ciao a tutti. Buongiorno a te. Allora, buongiorno. Qui abbiamo Benedetta Giovannini oggi. Sì, ho visto, tantissimi complimenti Benedetta, una voce meravigliosa, veramente. Grazie Nicoletta. È vero. E poi sì. Nicoletta, auguri per la festa della donna oggi. Grazie mille Mirko, grazie. Grazie a te. Allora, vogliamo provare a giocare? Sì, allora... abbiamo detto occhi e capelli di Marina Ripa di Meana. E va bene. Bocca di Mara Venier. Va bene, attenzione. Naso e guance Alessia Marcucci. No, mi dispiace, però grazie per aver giocato, davvero. Grazie a te Mirko. Grazie, ciao Nicoletta, auguri ancora. Grazie. Ti ha salutato. Ah, non ho sentito. Bene, grazie a te. Allora, quanti messaggi? 342-1301-989. Allora, dopo proviamo a leggerli, ma adesso dobbiamo presentare il nostro emergente. Allora, questo ragazzo dovete sapere che arriva anche lui, come abbiamo detto, da Reggio Emilia. Ha 19 anni ed io ho già ascoltato la sua canzone che è veramente bellissima. Diamo il benvenuto a Davide Di Pietro, eccolo qua, buongiorno. Buon pomeriggio a tutti. Benvenuto. Allora, Davide, come è iniziata la tua avventura canora? Diciamo un po'. Allora, già da piccolino, verso i 9-10 anni, mi piaceva, diciamo, cantare. Mio padre mi ha indotto a prendere lezioni di canto, soprattutto perché lui ha avuto la passione per la fisarmonica quando era piccolino. Solo che, siccome mio padre è del 45, cioè 70 anni, e quindi si parla di tempo fa, lui comunque lavorava spesso e faceva anche fatica ad andare a scuola. Ah. E quindi non ha potuto inseguire questo suo sogno. Esatto, e secondo me proprio perché lui non ha potuto seguirlo, mi ha trasmesso qualcosa a me. Bello.
E quindi io ho iniziato a prendere lezioni, solo che ero completamente terrorizzato dal palcoscenico. E infatti. Prima del saggio di fine anno io ho deciso di finirla con il canto perché avevo troppa paura. Poi, dopo, dopo un paio d'anni, pochissimi anni, a 12-13 anni, in terza media, ho voluto io stesso riprovarci, chiedendo mio padre. Mio padre mi ha appoggiato subito. E da appunto dai 13 anni studio ancora canto, tuttora, e la mia insegnante è Betty Maineri. Certo. E a Reggiolo, appunto. A Reggiolo. Ecco, ma senti una cosa, Davide, quali sono i tuoi cantanti preferiti, per esempio? Così che iniziamo già a capire un po' il genere che ti piace, insomma, che ti piace fare. Allora, il mio cantante preferito è Valerio Scanu. Ah, sì. Ma sai che hai anche qualcosa di lui, non so perché. Sì, un po' tutti lo dicono. È vero, è vero. Però sì, mi ispiro anche ad altri artisti come San Giorgi dei Negramaro. Certo. Mi piace tantissimo Mengoni, ascolto molto Elisa, Giorgia. Certo, quindi tutti cantanti abbastanza pop. Diciamo. Mango, sì, tantissimi ecco, artisti. Ecco, ma poi tu hai fatto anche già vari concorsi, insomma, ti sei qualificato anche ai primi posti. Sì, in alcuni concorsi. Che esperienze sono state queste? Hai vinto la paura finalmente? Sì, l'ho vinta, anche se in realtà tuttora faccio fatica. Sì, sì, ma no, cioè, fatica per dire, è il pre, quello che c'è prima. Poi quando sono sul palcoscenico... Benedetta, che è già una grande professionista, ci ha raccontato che, vedi, prima di esibirsi su The Voice, sul palco, dietro si sentiva comunque l'emozione, no? Quindi te lo può dire. Ci deve essere sempre, se no non sarebbe non trasmetteresti poi. Quindi vedi, è normale che ci sia. Sì, sì. E, sì, ho fatto questa serie di concorsi, però diciamo quello più prestigioso, quello che mi ha dato più soddisfazione, appunto, sono stati i provini che ho fatto ad Amici. E sono arrivato fino allo stage da Amici, ho fatto la settimana giù a Roma. E poi, sì, non sono stato scelto fra i banchi, però sono stato uno fra i 10 candidati al Banco Fanta, quello che era l'ultimo banco. Caspita. Conteso appunto fra sia cantanti che ballerini, purtroppo. Bene, beh, questo è già un bel traguardo, però, direi. Sì, si inizia poi così, cioè 19 anni. Insomma, penso che tu di strada ne abbia veramente tanta davanti da poter provare e fare. Allora, io voglio chiederti che cosa ci hai portato oggi, perché tu hai scritto, credo, vero? No, io non scrivo. Allora ti spiego. Sì. Ho partecipato 2 anni fa ad un concorso, La musica nel cuore, e sostanzialmente ho vinto questo inedito, che è prodotto dai Nomadi. Ah, etichettato, caspita, dai Nomadi. Quindi insomma, voglio dire, di tutto rispetto. Sì. Allora, lo ascoltiamo, che questo brano so che si chiama Con te potrei. Sì. E ce lo interpreti. Sì, un pezzettino a cappella. Vai. Ok. Vorrei essere lì tra le cose che fa. Aspetta, chiedo alla regia di non mandare l'audio, perché a cappella. Quindi lo ascoltiamo così. O come preferite voi, cioè. No, vai a cappella, ci piace di più. Vorrei essere lì tra le cose che fai, restarti vicino nei sogni che hai, poi mettermi addosso 2 ali e volare via con te. Vorrei restare a guardarti per ore e poi ridare colore ai ricordi. Vorrei attraversare gli oceani che adesso tu mi dai. Vorrei, 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 vorrei. Ma complimenti! Grazie. Mamma mia, che voce, che grinta, Benedetta! Sì. Trovi? Complimenti, sì. Veramente. Allora, io adesso vorrei leggere alcuni messaggi, veramente, perché ci stanno sommergendo, io non so da dove iniziare. Ciao Benedetta, ti seguirò ovunque tu vada, tu sai che per me sei la migliore, bravissima. David, il tuo fan numero uno, buon 8 marzo, tu e va. Lo conosci? Sì. Ecco. Vale, scusa, sempre ciao, nel David. Cuore, continuava dopo, hai ragione.
E poi ancora, ciao Benedetta, sono Stefano di Capranica, stupendo iniziare la domenica con te che annunci il tuo estivo. Un abbraccio carico e di tantissimo affetto. E poi ancora, ciao Benedetta, Valentina, il primo ricordo che ho di Sanremo, avevo 9 anni e non penso sia un caso, sono felice perché ora anche tu stai esprimendo tutto il tuo talento e esami universitari permettendo, a luglio farò di tutto per esserci, in bocca al lupo, Daniel da Cremona. A luglio, approfitto per ricordarlo, sì. Penso si riferisca al premio Valentina Giovannini. Ecco, ricordiamolo, brava. Siamo alla 7ª edizione quest'anno e sono aperte le iscrizioni, quindi chiunque volesse iscriversi con pezzi inediti, magari anche... Certo, anche il nostro Davide, perché grazie no? Grazie per l'invito. Brava! E si terrà il 25 e 26 luglio, quindi ci sono queste... Appunta, sì, basta magari mandare il proprio brano a, c'è proprio il sito ufficiale del premio valentinagiovannini.com e lì insomma ci sono tutte le informazioni utili. Assolutamente. Però, insomma, se avete bisogno anche di un presentatore arrivo anche io magari. Molto bene, molto bene, hai fatto bene a ricordarlo. Io adesso vorrei lanciare un promo che dobbiamo mandare di Idea Pizza, che ovviamente è una pizza molto buona che noi vogliamo consigliare ai nostri telespettatori per andarla a mangiare. Eccola qua. Dove posso trovare una pizza saporita e sfiziosa? Ma certo, Idea Pizza! Da 14 anni a Pieve di Cento una garanzia. Pizze di tutti i gusti, fior di latte e bufala originale campana. Idea Pizza, come e quando vuoi tu. Eccoci qua, ci stavamo confrontando io e Benedetta per alcune situazioni. Allora, vogliamo dire che il 18 dicembre del 2014 è uscito il tuo nuovo singolo dal titolo La Tempesta Perfetta. Sì. Ma di cosa parla questo brano? La Tempesta Perfetta, innanzitutto volevo dire che era stato presentato a Sanremo e poi non è stato preso, accettato. Però comunque... Comunque un pezzo meraviglioso come adesso ascolteremo. Sì, e poi è uscito successivamente anche il video e anche questo è un brano che parla d'amore. Certo, certo. L'amore come una dolcissima vertigine in un mondo fermo, come dice il testo. Bellissimo, e ce l'ascoltiamo immediatamente. La Tempesta Perfetta... Benedetta Giovannini. Distesa su me, ti desiderai, un fiore si aprì e Dio mi avverai, perversa bugia oppure realtà, dovunque io sia, poi precipita. Scendi
tempesta perfetta, Benedetta Giovannini. Grazie veramente per essere stata con noi. Grazie a voi, sei fantastica. Di avermi invitata qua. Guarda, veramente. Allora, ricordiamo che avrai un concerto a luglio, hai detto prima. No, quello di luglio è il premio Valentina Giovannini. Perdonami, è un concorso, ecco, Canoro che organizziamo, esatto, noi tutti della famiglia. Sì, certo, tutti gli anni, siamo alla 7ª edizione. Bellissimo, continuate così. Davide, so che sì, tu volevi dire un'ultima cosa. Volevo dire solo una cosa, che il pezzo magari per la gente uscirà verso maggio con anche il videoclip, quindi se fa piacere poi. Assolutamente, quindi attenzione. Allora, volevo ringraziare anche il tuo amico Daniele che è venuto qua con te a portare, che tra l'altro è in buona compagnia con un cagnolino meraviglioso che si chiama Kevin. Io per i nomi sono negatissimo. Ringraziamo ancora Luca. E poi ovviamente i nostri registi, Luigi Zambonelli, che oggi è l'ultima puntata che sarà con noi. Un applauso a Luigi per tutto quello che ha fatto in questi mesi, veramente grazie, grazie davvero. Speriamo che tu ci possa tornare a trovare. Simone Pincelli, grazie, assistente di regia. E ovviamente io voglio ricordare a tutti i nostri telespettatori che domenica prossima sarà con noi Valerio Pinotti, un nostro collega della radio, nonché miglior amico di Lucio Dalla, che ci racconterà tutti gli aneddoti e le curiosità di questo grande artista, di cui pochi giorni fa ne abbiamo celebrato anche il 3° anno della sua scomparsa. Quindi un applauso anche a Lucio Dalla, ovviamente, un nostro concittadino. E ovviamente io adesso raggiungerò il mio collega Cristiano, sto per arrivare, aspettami che arrivo perché tra poco devo andarmene ad Ostuni, partirò per questo viaggio, quindi finito qua me ne vado in Puglia per lavoro ovviamente, e noi ci vediamo domenica prossima con tante altre sorprese e tanti altri ospiti. Grazie ancora Benedetta, grazie ancora Davide, a domenica prossima e ancora buona festa a tutte le donne, ciao, a domenica prossima! Questo programma vi è stato offerto da Saka Service.